Per il mio progetto io ho già scelto di utilizzare questo filato della Alice Sal ABE. Questo filato è distribuito dalla Mistrico Filati. Questo gomitolo è un gomitolo da 100 grammi ed è 410 metri. Vi dico la composizione, che è 80% acrilico, 10% poliestere, 5% paillette. Infatti contiene anche delle paillette, che sono micro paillette, che sono veramente molto belle, danno un tocco di luce molto molto bello. E cosa importante, non danno, diciamo, non dà nessun problema quando si indossa sulla pelle, non punge, non pizzica, ecco. E 5% lurex, quindi oltre alle paillette c'è anche un filo di lurex. È veramente molto bello, è indossato e è veramente meraviglioso. Allora, questo filato io l'ho acquistato nella merceria di Giuseppe Coletti. Come sempre vi lascerò sotto al video, nel box informazioni, il link della pagina Facebook della merceria di Giuseppe Coletti, e in più anche il numero di telefono per chi volesse chiamare e per chi volesse contattare direttamente la merceria e chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda questo filato. Va bene, quindi adesso credo che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare con il nostro progetto. Perdonatemi, ho dimenticato di dire che questo filato va lavorato con l'uncinetto dall'1 o al 4, quindi dall'1 fino al 4. Io sinceramente l'ho lavorato anche col 4,5 e si lavora veramente bene, o con i ferri dal 2 al 4. Ok, quindi penso che adesso ho detto veramente tutto e quindi iniziamo a lavorare. Allora, come prima cosa dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi, dobbiamo prendere solo la circonferenza, quindi in base ai nostri centimetri dobbiamo fare tante catenelle, calcolando un multiplo di 10 catenelle, quindi 10, 20, 30, 40, fino ad arrivare ai vostri alla vostra misura, ai vostri centimetri. Io, per la misura che serve a me, io metto su 120 catenelle, quindi farò una taglia 42-44. Va bene? Quindi bisogna solo prendere la circonferenza dei fianchi. Vi spiego un attimino il lavoro, poi come si svolge. Quindi noi iniziamo dal basso e andiamo verso l'alto e ci fermiamo poi qui all'altezza del sottobraccio, delle ascelle. Quindi poi a parte faremo le maniche, facciamo le maniche che poi andiamo ad unire qui. Quindi dobbiamo unire le maniche e poi lavoreremo tutto a giro, sia la maglia che le maniche. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi dobbiamo fare, lavoriamo sempre a giro, maniche e maglia, fino ad arrivare alle nostre spalle. Arrivati alle nostre spalle, poi lavoreremo un bordo, che in questo caso io ho fatto un bordo a maglia alta in costa davanti e in costa dietro, tutto qua. E la lavorazione non è complicata, diciamo, è un po' difficile a spiegarlo che a farlo, sinceramente. Comunque, e spero che nel tutorial sono abbastanza chiara, che riesco a farmi capire, e se in caso, insomma, se c'è qualche problema o dubbio, scrivetemi in privato, perché tante volte mi scrivete su YouTube e io non mi arrivano le notifiche, non riesco a leggere in tempo quello che mi scrivete. Quindi scrivetemi su Facebook in privato e cercherò di aiutarvi come meglio posso. Ok, allora, detto questo, adesso possiamo iniziare la lavorazione del nostro maglione. Io, per portarmi avanti, ho fatto allora, questo è un campione ovviamente, quindi ho montato 60 catenelle e ho fatto un giro tutta maglia alta. Quindi nella mia lavorazione, nel mio maglione, io invece ho montato 120 catenelle e ho fatto un giro tutta maglia alta, quindi ho fatto 120 maglie alte. Ok, quindi lavorerò la metà del mio maglione. Adesso, dopo che ho fatto un giro tutta maglia alta,
facciamo dei giri a maglia alta in costa davanti e in costa dietro, quindi facciamo un elastico. Allora, inizio così, vado sotto la prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, così. Inizio con 3 catenelle, vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro, quindi entro del lavoro, passo sulla maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta, e quindi ho fatto una maglia alta in costa dietro. Adesso maglia alta in costa davanti, quindi l'uncinetto, entro così con l'uncinetto sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta, e quindi ho fatto una maglia alta in costa davanti. Adesso una maglia alta in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia alta e rientro dietro, prendo il filo e faccio una maglia alta. Maglia alta in costa davanti, così. Maglia alta in costa dietro. Quindi dobbiamo alternare i punti. Una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro. Così per tutto il giro. Ok? Giro, devo fare le mie ultime maglie alte. Quindi faccio la mia maglia alta in costa davanti e per finire la mia maglia alta in costa dietro. Adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok. Adesso vado sotto qui dove ho chiuso, ho fatto la maglia bassissima. Vado sotto la maglia alta e faccio una maglia bassissima in costa davanti. Quindi la maglia alta adesso, la prima maglia alta risulta in costa davanti. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi dobbiamo lavorare una maglia alta sulla maglia alta in costa davanti, una maglia alta sulla maglia alta in costa dietro. Quindi adesso lavoro 3 catenelle, 2, 3. Qui abbiamo la maglia alta in costa dietro, si capisce perché è proprio un pochino, cioè è dietro alla maglia alta, questa qui in rilievo. Allora, la maglia alta in costa davanti si vede perché è in rilievo verso, diciamo, sul dritto del lavoro, ok? Quindi la maglia alta in costa dietro è leggermente più, diciamo, nascosta. Quindi vado e lavoro una maglia alta in costa dietro. Adesso una maglia alta in costa davanti. Una maglia alta in costa dietro. Quindi dobbiamo lavorare adesso tutti i giri. Dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, ok? Allora, io per la mia maglia sono arrivata a 6 centimetri, quindi ho fatto 6 centimetri di questa lavorazione. E per, diciamo, per fare un bordo al maglione. Ok, così. Ora, ovviamente io non arriverò a 6 centimetri. Farò un giro e poi iniziamo la lavorazione del punto, ok? Quindi voi andate avanti e arrivate fino a 6 centimetri e io adesso finisco il giro e poi iniziamo subito a fare il punto del maglione. Tutto il mio giro, ho finito le mie maglie, il giro delle maglie alte in costa davanti, in costa dietro. Allora, adesso facciamo conto che io sono arrivata ai miei 6 centimetri, ok? Quindi iniziamo il punto, la lavorazione vera e propria. Quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 2 catenelle. Rientro adesso nella stessa maglia, quindi qui dove ho lavorato la maglia alta, e lavoro ancora una maglia alta.
maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi ho lavorato 3 maglie alte, 2 catenelle, quindi poi sono rientrata nella stessa maglia di base, ho lavorato una maglia alta, poi maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. 2 catenelle. Adesso salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro una maglia bassa. 2 catenelle. Salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Così. 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie e nella terza ricomincio a lavorare le 3 maglie alte separate da 2 catenelle. 1, 2, 3. 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 2 catenelle e così via. Quindi lavoriamo così per tutto il giro. Giro, finisco con la mia maglia bassa, 2 catenelle e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima. Adesso vado sotto la prima maglia alta e faccio una maglia bassissima in costa davanti, così. 3 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa davanti. Adesso lavoreremo sempre le maglie alte in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti, così. 2 catenelle. Vado nell'archetto delle 2 catenelle, quindi faccio una maglia bassa. 2 catenelle, maglia seguente, quindi qui abbiamo 3 maglie alte, lavoriamo 3 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 3. 2 catenelle. Saltiamo. Qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, saltiamo e andiamo qui nelle 3 maglie alte. Quindi vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti. 1, 2, 3, 2 catenelle. Vado nell'archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, 3 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 2 catenelle, saltiamo la maglia bassa e lavoriamo le 3 maglie alte in costa davanti, 2 catenelle, una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle e poi ancora 3 maglie alte in costa davanti. Ok? Quindi così per tutto il giro. Col giro ho fatto le mie maglie alte e adesso faccio 2 catenelle e chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso rifaccio la maglia bassissima in costa davanti, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e chiudo così. 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, una catenella. Adesso qui dove abbiamo la maglia bassa facciamo dei punti puff o puff come si dice.
Quindi vado proprio qui, nella maglia bassa, prendo il filo e tiro 1, rientro, 2, rientro, 3, rientro, 4, prendo il filo e chiudo le maglie. Lascio 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e faccio ancora 4 maglie allungate, quindi 1, 2, 3, 4. Chiudo le maglie e adesso chiudo le 2 maglie che ho sull'uncinetto, così. Adesso faccio una catenella e lavoro le 3 maglie alte in costa davanti, quindi lavoro la prima, 1, 2, la seconda, 3 e la terza, così. Adesso vado direttamente nelle 3 maglie alte, quindi salto l'archetto di 2 catenelle e vado qui nella ma prima maglia alta e lavoro una maglia alta in costa davanti, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in costa davanti, vado nella terza maglia e faccio una maglia alta in costa davanti, una catenella. E qui dove ho la maglia bassa lavoro ancora le 4 maglie allungate, 2, 3, 4, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3, 4 e chiudo 1 catenella. Lavoro le 3 maglie alte in costa davanti, quindi faccio la prima, 1, 2, 3. Salto le 2 catenelle, quindi l'archetto delle catenelle, e ricomincio a lavorare le maglie alte in costa davanti, quindi faccio 3 maglie alte in costa davanti, 1 catenella. Vado qui nella maglia bassa, lavoro il mio punto puff, 2 catenelle, punto puff, così per tutto il giro. Giunto alla fine del giro, adesso vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Faccio la mia maglia bassissima in costa davanti, così lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Quindi vado a lavorare ancora 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2, 1 catenella, lavoriamo dentro l'archetto delle 2 catenelle, facciamo ancora dei punti puff, quindi faccio 1, 2, 3, 4 e chiudo 2 catenelle. Rientro 1, 2, 3, 4, 1 catenella. Quindi vado qui dove ho le mie maglie alte in costa davanti e lavoro 1, 2, 3 e continuo. Quindi vado nella quarta maglia alta in costa davanti e continuo a lavorare 1, 2, 3. Quindi abbiamo 6 maglie alte in costa davanti. 1 catenella e qui ricominciamo a fare il punto puff. 2,
3, 4, rientro, 1, 2, 3, 4, una catenella e lavoro le maglie alte, le 6 maglie alte in costa davanti. Allora, noi adesso facciamo questo giro e poi dobbiamo ripetere questo giro per ancora 2 volte, quindi in tutto poi dobbiamo ottenere 4 punti puff. Ok, quindi facciamo questo giro e poi ripetiamo lo stesso giro per ancora 2 volte, va bene? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo finito il motivo, diciamo quando abbiamo ottenuto 4 punti puff. Quasi alla fine del giro devo lavorare le mie ultime maglie alte. Adesso chiudo qui nella terza catenella. Quindi abbiamo completato il nostro motivo. Abbiamo ripetuto 4 giri e abbiamo ripetuto 4 giri uguali, ecco. Quindi abbiamo finito il motivo. Adesso dobbiamo ricominciare di nuovo. Dobbiamo ricominciare dal primo, da qui, e vi faccio vedere come ricominciare. Allora, faccio la mia prima maglia alta in costa davanti, quindi faccio una maglia bassissima in costa davanti, così, e inizio con 3 catenelle. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Quindi abbiamo iniziato con 3 maglie alte in costa davanti. Adesso facciamo 2 catenelle. Al centro dei punti puff, nell'archetto delle 2 catenelle, lavoriamo una maglia bassa. 2 catenelle. Qui abbiamo 6 maglie alte in costa davanti. Quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta in costa davanti. 1, vado sulla seconda, 2, vado sulla terza, 3. Adesso facciamo 2 catenelle. Continuo a lavorare ancora 3 maglie alte. Quindi vado sulla prima, 1, 2, 3. Così. Adesso facciamo 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto qui al centro dei punti puff. 2 catenelle e ripetiamo qui le 6 maglie alte. Quindi lavoriamo la prima maglia alta sempre in costa davanti. Vado sulla seconda e vado sulla terza. 2 catenelle. E continuo a lavorare le maglie alte in costa davanti, quindi vado sulla quarta, sulla quinta e sulla sesta. Così, ok? Quindi stiamo ripetendo qui il primo giro. Ovviamente adesso quando ricominciamo a fare il punto puff verrà qui. E qui diciamo verranno poi le maglie alte in costa qui, verrà le maglie alte in costa davanti, quindi poi questo punto puff si alternerà, nel senso che quando finiamo qui il punto puff poi dobbiamo lavorare qui, ok? Quindi adesso vi faccio vedere i primi 2 giri e poi andate avanti da sole, perché poi dovete ripetere da questi 4 giri. Va bene, quindi adesso finiamo il giro, poi vi faccio rivedere come iniziare il punto puff e poi andate avanti da sole fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio, all'altezza delle ascelle, e poi andiamo avanti. Comunque, adesso finiamo questo giro, poi vi faccio rivedere come iniziare il punto puff. Fine del giro. Quindi ho fatto le mie 3 maglie alte in costa davanti, 2 catenelle, chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Come sempre faccio una maglia bassissima in costa davanti,
e 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Maglia seguente, maglia alta, incosta davanti. Maglia seguente, maglia alta, incosta davanti. Adesso lavoro 2 catenelle. Salto qui dove abbiamo fatto la maglia bassa e vado direttamente nelle maglie alte. Quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta, incosta davanti. Vado sulla maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, 2 catenelle. Nell'archetto delle 2 catenelle lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, e vado avanti a lavorare 3 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 2 catenelle. Salto la maglia bassa, vado nelle maglie alte, quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle, qui 2 catenelle, 3 maglie alte in costa davanti, 1, 2, 3, così, e andiamo avanti così per tutto il giro. Andiamo il giro. Quindi ho fatto le mie 3 maglie alte, 2 catenelle. Adesso lavoro le mie 3 maglie alte, sono proprio alla fine. 2 catenelle, una maglia bassa dentro l'archetto delle 2 catenelle, 2 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale, così. Maglia bassissima in costa davanti nella prima maglia alta. Inizio con 3 catenelle, 2, 3. Lavoro le maglie alte in costa davanti, quindi 3 maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo l'archetto delle 2 catenelle, saltiamo, andiamo direttamente nella prima maglia alta delle 3. Quindi facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella. Nella maglia bassa adesso lavoriamo il punto puff, 1, 2, 3, 4. Chiudo le maglie, 2 punti sull'uncinetto, adesso chiudo 2 catenelle, rientro e lavoro ancora 1, 2, 3, 4 e chiudo una catenella e lavoro ancora 3 maglie alte in costa davanti, 1, 2, 3. Saltiamo l'archetto delle 2 catenelle, andiamo direttamente nella prima maglia alta. Quindi lavoriamo 1, 2, 3, una catenella e qui nella maglia bassa lavoriamo il punto puff. Quindi adesso potete andare avanti da sole, ripeto, fino ad arrivare all'altezza sotto le ascelle. Ok? Dovete ripetere adesso quello che abbiamo fatto qua. Tutto questo va bene, quindi poi quando finite tutto il motivo dove abbiamo il punto puff nel primo giro, poi dobbiamo lavorare la maglia bassa, quindi facciamo 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle quando finiamo questo motivo. Quindi poi ripetete sempre. È molto facile, a guardarlo sembra difficile, però veramente dopo che ci prendete la mano è veramente molto facile questo punto, e quindi lo può fare chiunque. Bisogna avere solo un attimino di attenzione in più, però poi alla fine è facile e diciamo e dà anche un bell'effetto. Ok, allora andiamo avanti, poi ci ritroviamo quando raggiungiamo l'altezza sotto le braccia.
Io sono arrivata alla mia altezza, sono arrivata sotto le braccia, ok? Quindi sono arrivata a 40 centimetri. Voi ovviamente lo provate e insomma decidete l'altezza che più vi piace, ecco. Allora, io sono arrivata a 40. Allora, comunque questo adesso lo mettiamo un attimo in pausa perché dobbiamo iniziare a fare le maniche vanno lavorate a parte. Allora, io ho fatto già una manica. Questa manica non è tutta la manica, quindi non arriva fino alla spalla, ma arriva proprio all'altezza qui dove io mi sono fermata con il mio maglione, proprio qui. Allora, io ho diviso il mio maglione, ho diviso i miei motivi. Questi sono i motivi che vanno sotto il braccio, sotto le ascelle, che poi noi andiamo ad unire motivo con motivo. Quindi dove abbiamo il punto puff, andiamo qui e qui, in questa maniera, ok? E poi quando abbiamo unito i due pezzi, poi dobbiamo lavorare tutta la maglia a giro. Ovviamente, quando poi faremo anche l'altra manica che dobbiamo unire qua. Allora, io per l'altra manica ho già avviato le mie catenelle, quindi ho preso la misura del polso e ho avviato 40 catenelle e ho già fatto 40 maglie alte. Allora, la manica io l'ho lavorata con 4 tipi di uncinetto. Allora, vi spiego. Allora, scusate, qui ho fatto 5 centimetri il bordino, quindi le maglie lavorate in costa davanti, le maglie alte lavorate in costa davanti, in costa dietro, con l'uncinetto del numero 3. Poi ho lavorato, dopo che ho finito il bordo, ho lavorato due motivi con l'uncinetto del 3 e mezzo. Dopo che ho finito di lavorare i due motivi con l'uncinetto del 3 e mezzo, sono passata con l'uncinetto del 4, quindi poi ho lavorato ancora due motivi con l'uncinetto del numero 4. E da qui in poi ho lavorato tutta la mia manica con l'uncinetto del 4 e mezzo. Ok? Allora vi faccio vedere l'inizio del polsino. Allora, questo è l'uncinetto del numero 3. Non so se si riesce a vedere, numero 3. Quindi ho avviato 40 catenelle, ho lavorato 40 maglie alte e adesso inizio a lavorare la maglia alta in costa davanti. Quindi la prima maglia faccio una maglia bassissima in costa davanti. Poi lavoro 3 catenelle. Maglia alta in costa dietro, come abbiamo fatto per la maglia. Quindi lavoro 5 centimetri a maglia alta in costa davanti e in costa dietro. Così. Allora, arrivo a 5 centimetri, poi andiamo avanti. Allora, ho finito il mio, diciamo, il mio elastico, chiamiamolo elastico, bordo, come vogliamo chiamarlo. Allora, ho lavorato per 5 centimetri con l'uncinetto del numero 3. Adesso cambio uncinetto e passo con l'uncinetto del 3 e mezzo. Ok? Allora, faccio una maglia alta, una maglia bassissima in costa davanti, così. 3 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta.
Quindi adesso dobbiamo ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel maglione. Quindi 2 catenelle, salto 2 maglie, 1 e 2. Nella terza lavoro una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Così. Quindi adesso ripeto, dobbiamo ripetere la stessa lavorazione del maglione. Quindi facciamo adesso due motivi. Uno, scusate, allora uno e 2 con l'uncinetto del 3 e mezzo. Finiti i due motivi con l'uncinetto del 3 e mezzo, passate a lavorare con l'uncinetto del numero 4, ancora per due motivi. 1 e 2. Finiti i due motivi con l'uncinetto del 4, lavorate da qui, diciamo dalla diciamo dopo che abbiamo finito con l'uncinetto del 4, continuate con l'uncinetto del 4 e mezzo, va bene? Fino all'altezza che vi serve. Allora io vediamo, ho lavorato per 42 centimetri, quindi con questa manica io arrivo sotto l'ascella. Vi faccio rivedere poi come va applicata, quindi 1 e 2. Poi dobbiamo unire la manica in questa maniera, quindi va proprio sotto l'ascella questa, va bene? Quindi adesso lavorate la manica e poi ci ritroviamo e andiamo avanti. Fatte tutte e due le maniche. Vi ricordo che ho lavorato la manica con 4 uncinetti, quindi ho fatto il bordo con l'uncinetto del 3, poi due motivi con l'uncinetto del 3 e mezzo, poi ancora due motivi con l'uncinetto del 4 e poi sono andata avanti fino alla fine con l'uncinetto del 4 e mezzo, ok? Per fare la mia manica io sono arrivata a 45 centimetri. Ok, adesso prendiamo il lavoro, dividiamo il lavoro, quindi mettiamo i motivi uno sull'altro, così, in questa maniera. Dobbiamo mettere così tutti i motivi uno sull'altro. Gli ultimi due ho messo dei marcapunti perché qui va applicata la manica, quindi da questa parte e anche dall'altra. Allora, io ho fatto in modo che il filo insomma, ho finito il giro qui e quindi qua dove ho il mio motivo ho messo un marcapunti. Adesso avvicino un pochino con delle maglie bassissime, arrivo proprio qui nell'archetto delle 2 catenelle. Quindi vado così. Faccio una catenella per alzarmi, rientro e faccio una maglia bassa. Adesso prendo una manica, ecco, quindi sul lato sul destro del lavoro, così entro nell'archetto del punto puff e faccio una maglia bassa in questa maniera. Adesso faccio 2 catenelle. E lavoro la mia manica tutto intorno, così, ecco, lavoro qui fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo motivo.
ho lavorato tutto il giro della manica, adesso sono arrivata all'ultimo motivo, quindi faccio 2 catenelle, una maglia bassa dentro l'archetto delle 2 catenelle. E adesso vado qui dove ho il mio marcapunti, entro e faccio una maglia bassa. E quindi abbiamo unito la manica. Qui poi alla fine andiamo a cucire con l'ago. Adesso lavoriamo tutto qui, lavoriamo tutta la maglia fino ad arrivare qua dove abbiamo i marcapunti. Quindi adesso andiamo avanti a lavorare normalmente. Allora, giro un attimo il lavoro. Allora. Due catenelle. Allora, al lavoro faccio tutto il giro e arrivo dove ho i miei marcapunti. Arrivata quasi al mio marcapunti, quindi devo lavorare le mie maglie alte in costa davanti. Ecco, allora qui dove ho il mio marcapunti faccio una maglia bassa. Adesso prendo la manica e lavoro una maglia bassa nel primo diciamo in un archetto qualsiasi del punto puff. Quindi, allora, scusate un attimo, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, e adesso lavoro, faccio tutto il giro della mia manica e arrivo proprio qui nell'ultimo motivo. Quindi 1, 2 catenelle. Ok, allora arrivo fino a qui. Motivo. Faccio le mie 2 catenelle, la mia maglia bassa e una maglia bassa qui. Allora, così. E vado avanti adesso a lavorare la mia maglia. Quindi l'altra manica, abbiamo unito tutte e due le maniche. Adesso dobbiamo lavorare tutto intorno. Quindi, man mano che lavoriamo, dobbiamo continuare la lavorazione, i nostri motivi. Quindi, man mano che lavoriamo, arriviamo e lavoriamo intorno alla manica, sempre così a giro, fino ad arrivare alle nostre spalle. Ora io non lo so quanti giri farò, quindi vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare alla mia spalla. Voi ovviamente man mano che lavorate lo provate, ok? Quindi adesso la lavorazione è facile perché dobbiamo seguire il disegno, diciamo il motivo. Così. Ecco, allora faccio il giro e poi iniziamo l'altro giro insieme, va bene? Fine del giro, ho fatto le mie 3 maglie alte in costa, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e vado qui a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima, in questa maniera. Adesso con delle maglie bassissime
Arriviamo qui dove abbiamo le tre maglie alte. Quindi vado sotto la prima maglia alta, faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle. E adesso continuo a lavorare la manica, quindi sto lavorando la manica. Vi faccio vedere. Ok, lavoro la manica, arrivo qui e poi proseguo per tutta la circonferenza della maglia. Allora, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, 3 maglie alte in costa davanti. Due catenelle, quindi salto qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, vado nella maglia alta e faccio le tre maglie alte in costa davanti, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle e maglia bassa. Quindi ho ripreso di nuovo la lavorazione della maglia, ok? Ok, così 2 catenelle. Allora, salto la maglia bassa e vado direttamente qui. Quindi adesso lavoriamo normalmente, ripeto, sempre a giro fino ad arrivare alla spalla. Faccio vedere un attimo. Ecco. Ho pochissimo spazio. Ecco qua. Quindi adesso lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare alla nostra spalla. Ora, ripeto, io non so quanti giri farò, quindi vado avanti e poi vi dico quanti giri ho fatto per arrivare alla mia altezza. Ah, io sono andata avanti e dopo che abbiamo unito la manica, ho lavorato tutto a giro, lavorando anche la manica, come ho spiegato prima. Quindi da qui dove abbiamo unito la manica, io ho lavorato tre motivi e sono arrivata alla mia spalla. Adesso facciamo un ultimo giro, però questa volta invece di lavorare con l'uncinetto del 4, lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo. Ecco, allora io qui ho finito il giro, ho finito il mio motivo con i 4 punti puff. Ok. Quindi inizio con una maglia bassissima in costa davanti e faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, una catenella, maglia bassa qui al centro del punto puff. Una catenella. Adesso qui lavoriamo 6 maglie alte in costa davanti, ok? Quindi non facciamo le 2 catenelle di separazione, ma lavoriamo le 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella, maglia bassa al centro del punto puff, una catenella e 6 maglie alte. Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. Qua sono quasi alla fine del giro, devo fare le mie ultime maglie alte. E adesso chiudo nella terza catenella iniziale, così. Adesso cambio ancora uncinetto, quindi dal 3 e mezzo
Lavoro con l'uncinetto del numero 3. Una maglia alta in costa, oh, scusate, una maglia bassissima in costa davanti. Catenelle 1 2 3. Adesso lavoriamo come abbiamo lavorato qui il bordo, quindi facciamo una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro. Se lo scollo vi risulta troppo largo, quindi in questo giro delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro, quindi in questo giro fate delle diminuzioni, ok? Che ne so, ogni 4-5 maglie, 5-6 maglie fate una diminuzione se vi risulta troppo largo. Quindi abbiamo fatto una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro. Adesso maglia alta in costa davanti. Andiamo qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, facciamo una maglia alta. Maglia alta qui. In costa davanti, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, una maglia alta qui dove abbiamo fatto la maglia bassa. E quindi lavoriamo così adesso per tutto il giro. Quindi, allora, finito il giro, continuate a lavorare come abbiamo fatto qui per il bordo. Quindi, poi nel prossimo giro. Qui mi sono impigliata. Allora, nel prossimo giro, poi sapete che dovete lavorare le maglie come si presentano: una maglia alta sulla maglia alta in costa davanti, una maglia alta sulla maglia alta in costa dietro. Va bene? Quindi adesso andiamo avanti a lavorare il bordino. Così. Ok, adesso io faccio un po' di giri e poi vi dirò quanti giri ho fatto, va bene? Allora, io ho finito il mio scollo, sono andata avanti per 5 centimetri. Voi, se volete, potete andare ancora più avanti a vostra scelta, come piace a voi. Ok, allora, fatto questo, l'unica cosa che adesso ci rimane da fare è cucire sotto qui dove abbiamo unito le maniche, quindi dobbiamo fare una cucitura invisibile in pratica, quindi dobbiamo cucire questa parte, poi nascondere i fili e il maglione è finito, non dobbiamo aggiungere altro, ok? Quindi adesso lo metto sul manichino, poi vi faccio vedere come viene indossato. E allora vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao.